Mugello. Allora, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, puntata numero 40 di Toro Amore Mio. Io non perdo tempo, vi ricordo subito come potete fare per mettervi in contatto con noi. Il telefono è sempre quello, lo 011 00 1504. La mail è toramoremio@quartarete.tv, l'SMS è il 345 4173 720, il prof è sempre il prof. Buonasera prof. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera. Eccoci qua. Casa Vada, buonasera. Silvia, ti credevo a Sanremo a presentare il festival. Non c'è Silvia. Non è venuta. Quando si comincerà a parlare di Toro. Ah, intanto fino a quando non si parla di Toro, quindi niente. Non esatto, intanto io leggo il giornale, perché questo giornale ha scritto una cosa che mi piace molto. E ribadisco finalmente. Pagina 10, eh? Pagina 10. Quale? Ogbonna al centro di tutti. Sono molto felice e orgogliosa. Proseguite di pure tutto, dopo le presentazioni. Di tutto, ma al centro di tutto. Sì, fate in fretta, no, che poi così tutti, si parla di Toro. Invece ma di sì. Tutto. Vabbè, vabbè. Prima volta col maglione, hai visto? Chi? Io. Non tu. Tu non hai il maglione, io ho il maglione. Ma difatti, perché ha messo il maglione? Disturbatemi quando si parlerà di Toro. Perché facciamo la settimana scorsa stava malissimo, allora adesso si è sistemato. Sì. Sono sistemato. Io l'altra settimana non c'ero. Non c'eri, come mai? Avevo di meglio da fare. Andiamo! L'hai mollato in difficoltà, poverino. Allora. Di fronte a Casa Vada abbiamo il punto G. Buonasera Carlo Gemelli. Buonasera, buonasera. Buonasera. E poi abbiamo un debuttante di Toro Amore Mio che è Andrea Piva, toro.it. Ben trovato. Grazie Fabrizio. Insomma, pazienterai e ci porterai pazienza per le nostre, come dire, intemperanze. Intemperanze sono le tue. Per le sue intemperanze. Ma con molto intemperanze. Piacere. Intemperanze, riesco anche a dirlo, forse se mi impegno. Ma è vero che sei stata intervistata... intervistatissima sì, su sì, Facebook sì. Anche circa ma no, le ma interviste. Una cosa sulle telegiornaliste.com la cosa più note di Mediaset e non solo insomma sì no la cosa curiosa è semplicemente questa che questa intervista che fanno alle giornaliste generalmente appunto delle maggiori testate nazionali è stata fatta anche a me e la cosa che mi hanno chiesto più spesso e più volte appunto com'è questa tua passione per il toro ma spiegaci la tua partecipazione alla trasmissione Toro Amore Mio, perché è nata, com'è nata, cioè, invece di farmi le domande allora. Sul mio lavoro di Mediaset, di giornalista che si impegna ogni giorno, cosa mi chiede la gente? Non solo loro, ma anche per strada, Toro Amore Mio, Toro Amore Mio. E il professor Bellone, come lo vedete, noioso, parliamo di toro. Tu gli hai spiegato. Noi facciamo finta di crederci. Che prof, certo non sono noi nel far finta di crederci, come dire, ci abbracciamo il nostro premio, che prima o poi cade sì, cade è che Gob è già caduto è un reduce di guerra si è rotto la testa ci manca che caschi anche il nostro premio e poi siamo davvero panati premio di che cosa? Il premio che ci è stato assegnato nel quadro di Mille Canali non vale canali. Che tu però vada a passare la lezioncina sono gli studenti sta leggendo della Cattolica è brutto di prof che ce l'hanno assegnato me lo ricordo ammazzatemi il giorno prima quando dovessi mai diventare come il professor Bellone ammazzatemi il giorno prossimo prima anno, per prossimo venire. Anno vi voglio vedere a Sanremo sì, vi voglio vedere sponsor. A Sanremo tutti e due e va bene allora grazie e un bacio a Mara Toschino. Un grazie naturalmente a Fabio Milano e partiamo. Sì, però io, scusa, la troviamo da qualche parte su internet, su intervista, perché io vorrei mandarla così al pubblico ludibrio e anche per il godimento del nostro pubblico sentire Silvia Vada che parla di Toro. Possiamo parlare della partita che è stata contro Dobbiamo assolutamente trovarla, chiederemo al punto G un aiuto, dovremo assolutamente trovarla. Giancarlo, la prima mail della serata. Si è portato in avanti, Giancarlo ci scrive con un altro fuso orario, cioè nel pomeriggio ci manda già la mail. Aspetto con ansia il debutto di Dolly Menga, secondo voi potrebbe già avvenire la prossima partita con l'Atalanta e fa riferimento o porta come dire perché Santana si è fatto male esatto Santana oggi infatti si è allenato anche a parte potrebbe non giocare domenica però è difficile vedere Menga già in campo no giocherà Bielsa sulla fascia Giancarlo voglio dire non gliela tiriamo a Santana così perché non è carino ma perché è stato acquistato Menga che comunque c'era già Menga. Bielsa perché Menga perché anche il TG3 Ogbonna è diventato Ogbonna Ogbonna al mattino e alla sera io dico una volta c'era un minimo di controllo rispetto a quello che uno che magari non si occupa di calcio dice c'era un minimo di controllo non dico che ci fosse una lavata di capo però gli si diceva guarda che si chiama Ogbonna Alenè in francese no niente questa la sera è tranquilla come prima ma c'è Carla Bruni allora ormai si sono buttati dalla grande tutto su francese dai allora
A proposito di tirarla, Simone, no, Simone non la tira perché ha 12 anni, è una nostra simpatia e ti aspettiamo in trasmissione, però dice il prof è sempre in forma. Ma consente, difendiamo, grazie Simone. No, poi in realtà non dice solo quello, Simone dice anche nei top metto Cerci, che ha fatto un partitone ed è da nazionale. Nei flop metto Barreto, mi aspettavo da lui, mi aspettavo molto di più, soprattutto a Udine, dice Simone, allora, 12 anni. Dire due cosine, Simone, sei troppo competente, ti aspettiamo qui, mettiamo Silvia sullo sgabello e tu al posto di Silvia perché ne sai molto più di lei. Due cosine su Barreto le buttiamo lì? Le buttiamo lì dopo. Sai che cattivo, ti farei il gesto di Delio Rossi, ma sono troppo sicura. Non so che gesto abbia fatto. Il gesto le botte. Il gesto le botte. Non so che gesto abbia fatto. Farei il gesto di Delio Rossi, ma sono troppo una sicura. Marco chiede, ma la trasmissione del martedì con la bionda non va più in onda? Va in onda. Adesso comincio, basta. Siamo sicuri che la Vada è una granata e non una parente di Gob? Dice Marco. Io so. Sei parente di Gob? Ma io voglio sapere, vi ho fatto una domanda. Che incaglieria, questa roba. Vendiamo, facciamo anche la televendita. Allora, volevo sapere, perché abbiamo comprato Mengà? E non toccare. Qualcuno me lo sa dire, tu me lo sai dire, Andrea. Mengà è un esterno giovane che ha preso il posto di Verdi, che è nato alla Juve Stabia, e farà un po' il vice Cerci. Quindi voglio Cerci... dire, in prospettiva può essere un ragazzo. Esatto. Ma su Stevanovic non possiamo più contarci? Chi? Stevanovic deve un po' risolvere qualche problema a livello mentale. Ultimamente in allenamento... Così. No, no, però è quello che dice però... sempre Ventura in realtà, nel senso che è un po' fuori in questo momento dal gruppo. Beh, come deve... mai l'anno prima, però come mai l'anno prima era stato così, insomma... Prova a rispondere tu, prof. Risolutivo, scusate, non mi veniva il termine. Allora, lui è arrivato a Torino e non ha fatto bene. L'Inter l'ha mandato in Canada, lì in qualche misura probabilmente ha trovato un calcio con meno pressioni. Quando è tornato ha trovato qua Ventura che gli ha fatto masticare un certo tipo di calcio, inserito in una squadra che funzionava, che aveva degli ottimi numeri sia difesa sia attacco, il giocatore si è ripreso, però è un ragazzo di 20-21 anni che è partito per giocare nell'Inter, bisogna dirlo, che invece gioca nel Toro oppure in Canada e quindi si è un po' perso. Talenti ce ne sono tanti a 15, a 16, a 17, a 20. Il difficile è sostenere il talento, non tanto scoprirlo o esserlo. Il vero problema è sostenere il talento e farlo diventare un campione. E a Stevanovic questo tassello forse un po' manca. Ma lo vedo così. Ma l'avevi invitato ad andare in Serie B quest'anno, sì, durante il mercato. Se tu stai di gennaio, male, da quello che si capisce, ha detto vai in Serie B se e tu poi stai ritorni. Male, non c'è B, non c'è C, c'è Bernacci. Lui ha detto, io preferisco rimanere al Toro, giocare anche poco, ha detto, però... voglio rimanere qua. Ragazzi, posso fare un augurio? È San Valentino. Ma avete portato la rosa? Ma naturalmente no, perché sei sposata, è giusto che te la porti tuo marito, non possiamo mica portarla noi la rosa. A San Valentino si fa la caccia al primino, qui l'unico con queste combinazioni potrebbe essere Andrea. In realtà... Quindi attento alla prima pubblicità. In realtà San Valentino però ci richiama anche questo signore qua. Ci richiama anche Valentino, sì, Mazzola, il nostro San Valentino. Che cade come il calcio sui maccheroni perché con 6 gol Valentino Mazzola, Silvia mi guarda sgranando gli occhi come se stessi no, dicendo chissà che. No, perché mi commuove sempre Valentino Mazzola, proprio mi commuove. Ecco, con 6 gol all'Atalanta, Valentino Mazzola è il giocatore che nella sfida Torino-Atalanta ha segnato più gol. Pensa, sono passati 60 anni, più di 60 anni ed è ancora il giocatore che ha fatto più gol all'Atalanta. E va bene, è chiaro che parlare di San Valentino, oltre a Valentino Mazzola, e prima di sentire il nostro amico al telefono, facciamo pazientare ancora un minutino, io andrei a sentire il pensierino di Frediano Boggio. Sì, non so se Silvia è riuscita a capirlo. No, questa non settimana. L'ha capito? L'ha no. Detto 3-4 volte, ha chiesto consulto. E... la scorsa settimana abbiamo avuto apposta Frediano perché così era pronto a spiegarlo. Questa stacchetto! Volta no. Stacchetto, andiamo con lo stacchetto. Allora... buon San Valentino alle donne. E fin qua l'abbiamo capito. Okay. Che si sono addormentate sognando il principe azzurro e si sono risvegliate con un rospo granata. Frediano Boggio. Io non l'ho capita. Poi nella pubblicità magari te la spieghiamo, chi lo sa. Pronto, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
Sei stanciato. Abbiamo, questo era un rospo abbiamo. Granata che si è addormentato lui, però. Si è addormentato lui. Azzurro. E lo fate aspettare 3 ore. Io, no, ma non chiamate più per festare al telefono, non guardate neanche la trasmissione. Chi ha visto la partita su Sky? No, no, c'è, c'è. Ah, c'è, 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 pronto. Pronto. Eccoci, buonasera, l'abbiamo risvegliata, eh. L'abbiamo pronto. Anche già perso, però. Deve pronto? Seguirci dalla televisione. Spenga il telefono e pronto, pronto, pronto. Noi non la sentiamo, ma è bello comunque vedersi. Sembriamo di... Facciamo i pesci, come i pesci.